Ciao ragazzi da parte di Federico Town, oggi volevo fare con voi una riflessione, un po' condividere il mio pensiero uh, dopo la partita di domenica Fiorentina-Lazio, ho, ho commentato la partita però volevo parlare di qualcos'altro um, Prima di tutto vorrei dire che ho trovato um, nella Lazio di domenica un'analogia con la Lazio di altri anni nel senso mi spiego meglio: eh, gli uomini cambiano, però la mentalità sbagliata purtroppo rimane ed è stato proprio così anche eh, contro eh, la Fiorentina. Indipendentemente da chi è l'alleatore, che sia Pioli, che sia stato Simone Zaghi, che sia stato Edireia, che sia stato Petkovic, che sia stato Maurizio Sari, sulla banchina laziale, che sia stato Tudor gli stessi errori commettiamo nel senso quando dobbiamo gestire una partita la possiamo vincere dominare la buttiamo la buttiamo cioè non, non sfruttiamo le nostre ehm, qualità al meglio commettiamo delle ingenuità eh, clamorose e ragazzi se io vi devo dare la mia opinione per la partita di domani sera contro la dinamo kiev eh, non sono affatto ottimista perché dopo quello che ho visto domenica vedo che non siamo sulla strada giusta. Eh, la Lazio domenica contro la Fiorentina non mi è eh, dispiaciuta, anzi abbiamo giocato un primo tempo di alto livello, anche il secondo tempo è una Lazio che crea molto di più, che fa molti più tiri in porta, che crea delle occasioni molto, molto importanti, però alla fine non si riesce a concludere, non si esce. Non si um, riesce a essere concreti e questo è un peccato. Io non sto dicendo che è colpa di Baroni, forse Baroni nella formazione potrebbe aver, potrebbe aver fatto un errore mettendo via più centrocampista. Insomma, molti giocatori sono un po' non veramente delle certezze. Direi che quello che servirebbe alla Lazio per fare meglio sarebbe una difesa migliore. Innanzitutto, un centrocampo che. A mio parere è incompleto. Uh, Noslin ancora non ha espresso le sue uh, vere qualità. Purtroppo fino adesso Noslin è stato deludente. Ciuanà discreto, dia forse uno dei migliori, però durante la sessione estiva ci voleva un qualcosa in più, un centrocampista in più, forse sarebbe servito. Non lo so, è eh, um, Foloruncho Ormai è inutile parlare di mercato, cerchiamo almeno di vincere una trasferta perché per adesso nelle trasferte non siamo molto bravi perché abbiamo perso in campionato già due trasferte. È vero che è troppo presto per fare pronostici, è solo l'inizio del campionato, però bisogna fare bene in Europa, i presupposti ci sono, però quello che dico, secondo me, molti di voi saranno d'accordo con me perché ci sono molte analogie nella Lazio di oggi con la vecchia Lazio. Cioè gli uomini possono cambiare, però la mentalità rimarrà sempre quella essere una squadra mediocre. Non lottiamo per per nulla di importante, non lottiamo mai per vincere lo scudetto, non lottiamo mai per vincere un trofeo europeo, lottiamo solo per vincere coppa Italia, supercoppa italiana, che va pure bene, però saranno ormai quattro anni che non vinciamo un trofeo. Però io non voglio essere troppo pessimista, eh, cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose, però in questo momento, dopo aver visto la partita con la Fiorentina, poco di... ci sono poche cose eh, positive, però bisogna continuare a lottare, bisogna continuare a non commettere le solite ingenuità e sempre eh, pedalare e continuare a lavorare. Ragazzi, però, è tutto. Grazie per avermi ascoltato. Come al solito, se vi piace il canale, non esitate ad abbonarvi, non dimenticate di lasciare un bel like. Alla prossima, ciao!